Beh, ammazza, non te li ricordi? No, Sanremo sì, con Mike. Ma tutte quelle apparizioni, forse la prima cosa che era alle 7 della sera, ho debuttato con Christian De Sica. Abbiamo iniziato con insieme. Christian, è vero? Sì, sì. E poi hai fatto anche con Mike Sanremo. Sanremo con Mike, e poi... E hai lavorato, credo, con tutti i grandi comici italiani degli anni 70-80. Hai lavorato... Banfi, Villaggio, Villaggio, sì. Pippo Franco, Oreste Lionello... Io mi ricordo anche Carletto. Carletto da Porto. No, Carosello. Dai! Ah sì, avevo 16 anni, ma non andiamo così indietro, dai. Con Calindri. Ah sì. Con Mannefatti. Con Vianello e la Mondaini, beh, quando facevo la modella. Con sì, Sheridan, sì. Addirittura. Anche. Poi con Bombole e Cannavale. Sì. Che erano nei film di Banfi. Al mare, fino a Streller, diciamo. Ecco, fino, diciamo fino che ho chiuso in bellezza col teatro. Marco, con Giorgio abbiamo Streller. Schiavi che potrebbe farci una piccola filmografia veloce. Dici i titoli, Andrea. Vai, Schiavi, parti. La carriera cinematografica di Anna Maria Rizzoli è indissolubilmente legata all'ultimo periodo della commedia erotica, della quale erotica, erano fu una delle ultime protagoniste. Adesso gli danno all'oratorio i miei film, guarda, ti assicuro. Va bene. Commedia, appunto. Il debutto risale al 1975 con una piccola parte nel film Peccati in famiglia, sì, di Bruno Gaburro con Michele Renzo Montagnani e Michele Placido, a cui fanno seguito altre pellicole come Il padrone e l'operaio di Steno, Ride bene chi ride ultimo, film comico a episodi, oppure Scusi, lei è normale di Umberto Lenzi con Ray Lovelock. È stata diretta più volte da Luciano Salce, Sibuana, episodio di Dove vai in vacanza, Riavanti Marsh del 79 con Aldo Maccione, Carlo Bancario Giuffrè e Alberto Lionello. E Bancario Precario. No, presto. Ha lavorato anche spesso con Mariano Laurenti, ad esempio nella trilogia dedicata alle vacanze con protagonisti Bombo. Ok, grazie. Fare la ragazza buona accanto al comico? Ma perché sai, è un ruolo proprio. È tutto comico, c'è cioè un sesso sdrammatizzato, perché se tu immagini di poter mimare degli amplessi con Lino Banfi o con Paolo Villaggio, cioè tutto comico, capito? È tutto. È un film dell'orrore. È tragico. Però scusami, Sibuana era una cosa.